In quelle braccia aperte dopo il gol, quanta rabbia, quanta voglia di esultare c'era. Tanta, tanta. E prima della partita abbiamo detto, ci siamo detti tra di noi che era importante partire bene e ci meritavamo una prestazione del genere. È culminata con una vittoria contro una squadra molto forte e la classifica non mente. Siamo contenti perché sappiamo quanto lavoriamo duramente in settimana e quando raccogli i frutti è tutto molto più bello. Ecco, tu sei uno che di solito dice non guardo la classifica, guardandola però siamo tutti lì, non c'è tanta differenza di punti dalla seconda fino all'undicesima Sì, praticamente. abbiamo visto che ogni squadra può vincere con chiunque, anche oggi sono venuti fuori risultati particolari e quindi sì, noi dobbiamo essere bravi a pareggiare almeno l'atteggiamento delle altre squadre e poi sappiamo che abbiamo delle armi che dobbiamo sfruttare, purtroppo non sempre si riesce perché per fortuna o purtroppo ci sono anche gli avversari, però noi sappiamo il lavoro che facciamo durante la settimana e su quello bisogna poi costruire ciò che succede con la domenica. Ecco, tu sei uno dei più esperti della rosa. Martedì si riprende, si ricomincia con gli allenamenti. Quanto sarà importante mantenere la stessa mentalità? No, fondamentale, fondamentale, l'ho sempre detto, una squadra giovane, siamo stati bravi a partire bene e a creare entusiasmo. Sarebbe stato folle pensare che avremmo potuto mantenere quel ritmo e quell'intensità e quel rollino di marcia dell'inizio. E chiunque sa di calcio sa che durante una stagione sono alti e bassi, però stiamo dimostrando comunque sia che dopo magari prendere tre gol a Pistoia, oggi fare questo tipo di prestazione non è da squadra banale, quindi siamo contenti di ciò. E